La laguna è opera antica della natura. Da prima la marea, il riflusso e la terra in azione reciproca, quindi il progressivo abbassamento delle acque preistoriche, fecero sì che all'estremità superiore dell'Adriatico si formasse una considerevole zona paludosa, che dopo essere stata sommersa dall'alta marea, viene parzialmente lasciata libera dal riflusso. L'arte umana si impadronì dei punti più eminenti e così nacque Venezia, collegando in sé 100 isole, circondata da 100 altre. Venezia giace ancora dinanzi ai nostri occhi, come era nel periodo finale della sua decadenza. Un fantasma sulle sabbie del mare, così debole, così silenziosa, così spoglia di tutto all'infuori della sua bellezza, che qualche volta, quando ammiriamo il suo languido riflesso nella laguna, rimaniamo incerti quale sia la città e quale l'ombra. Nella seconda metà del 200, nell'Italia centro-settentrionale, nacquero numerose confraternite composte da laici che si riunivano nel nome di Cristo, della Vergine o di un santo patrono con finalità di culto e di mutuo soccorso. A Venezia queste confraternite erano dette scuole. I loro membri appartenevano alla borghesia, cioè a quel ceto di cittadini non patrizi, ma residenti in città e attivi nei mestieri e nelle professioni, in molti casi con grandi possibilità economiche, che esclusi dal governo oligarco della Repubblica, potevano così rivestire un ruolo di prestigio all'interno della società veneziana. I nobili potevano essere confratelli, ma non ricoprire cariche di governo. La Scuola Grande di San Rocco fu fondata nel 1478 come scuola di battuti. Sul finire del secolo si cominciò a costruire la prima sede della confraternita nei pressi del santuario francescano dei Frari. I primi due edifici portati a termine furono la chiesa, destinata a conservare le reliquie del santo, protettore degli appestati, e il piccolo edificio collocato a destra della chiesa stessa, in seguito soprannominato Scoletta. La fama della scuola crebbe enormemente in epoca moderna, grazie alla straordinaria venerazione tributata a San Rocco. I suoi poteri taumaturgici attiravano una grande massa di pellegrini alla sua tomba, accrescendo così il prestigio economico e politico dell'istituzione. Nel 1789 la Scuola Grande fu elevata a confraternita da Papa Pio VI ed è stata l'unica fra tutte le altre scuole veneziane a non essere colpita dalla soppressione del decennio francese, che come un flagello si era abbattuta sulle istituzioni ecclesiastiche della penisola italiana. Purtroppo però l'azione dei francesi ebbe comunque i suoi effetti. La scuola dovette rinunciare infatti alla maggior parte delle proprie risorse economiche. Per fortuna potette mantenere la proprietà dei suoi edifici con il suo inestimabile tesoro d'arte. La Scuola Grande di San Rocco è un vero e proprio museo. Questo
Quello che occorre mettere necessariamente in risalto, però, è lo straordinario sodalizio creato tra l'istituzione e il grande pittore veneziano Jacopo Robusti, detto il Tintoretto. Nel 1564, i due principali organi della scuola, Banca e Zonta, decisero di far decorare il soffitto della sala dell'albergo, dove i confratelli si riunivano per le proprie assemblee. Alla gara indetta dalla scuola parteciparono tutti i più grandi artisti del tempo, ma fu Tintoretto ad aggiudicarsi la commissione con un abile stratagemma. In luogo dei soliti bozzetti, egli collocò la tela con San Rocco in gloria già in loco. La soluzione fu vincente e al pittore toccò la decorazione della sala con storie della passione di Cristo. Questo squarcio giallo del cielo sopra il Golgota, il Tintoretto non l'ha scelto per significare l'angoscia, né tantomeno per provocarla. Esso è angoscia. E a un tempo, cielo giallo. La Basilica dei Frari. La basilica, a croce latina, è un classico esempio dello stile gotico, di un gotico che possiamo definire francescano perché, evitando lo sfarzo di guglie, pinnacoli e archi rampanti, sottolinea l'armonia, la bellezza e la semplicità delle linee. Il caldo colore delle pareti in cotto, appena macchiate all'esterno da qualche linea di bianco della pietra d'Istria, ne aumenta la suggestività e la semplicità. Il campanile è in stile romanico bizantino. Davanti la facciata e sul fianco sinistro della basilica si apre un ampio spazio che nella toponomastica veneziana si chiama campo, perché originariamente erboso, come gli innumerevoli altri campi e campielli della città. Il grande portale archiacuto, formato dai fasci di colonne e dai pilieri, è un bel esempio dell'arte gotica fiorita veneziana. Sulla sommità, la bella statua di Cristo risorto di Alessandro Vittoria del 1581, sul piliere sinistro la Vergine, e su quello destro San Francesco, opere vigorose di Bartolomeo Bon del XV secolo. Davanti alla facciata corre il Rio dei Frari,
lo si attraversa su un ponte costruito dai frati nel 1428. All'interno, la basilica presenta tre navate. Nella navata centrale, più alta delle due laterali, è dominata dall'Assunta del Tiziano, che troneggia in fondo all'abside centrale e si inquadra perfettamente nell'arco del coro. Sembra che Tiziano, da sommo artista, abbia fatto in modo che tutta la basilica serva riverente il suo capolavoro. Tiziano accettò di buon grado il lavoro per la Chiesa dei Frari. Tre ordini compongono la tavola. In basso ci sono gli apostoli, stupiti e agitati per l'avvenimento strepitoso. In mezzo la Madonna, lievissima, immersa nel fulgore di luce e circondata da una folla di angeli che l'accompagnano giubilanti acclamando «Ave, benedetta!». In alto l'Eterno Padre, che in serena e dignitosa maestà attira a sé la Vergine con uno sguardo d'amore. Nell'abside della sacrestia troviamo il trittico del Bellini, datato 1488. Un capolavoro immortale di arte e di pietà. Nello scomparto centrale del trittico, la Vergine seduta su un trono tiene tra le mani il bambino Gesù. La prospettiva è perfetta, tanto che la Vergine sembra staccata dal fondo. Lo sguardo della Madonna è dolcissimo. L'opera più dolce che sia stata fatta per gli altari. Uno sguardo materno di ineguagliabile tenerezza. Nelle tavole laterali, stupende figure di santi, San Marco, San Benedetto e a sinistra San Nicola di Bari e San Pietro. Sin dai primi secoli, la comunità veneziana fu attiva nel commercio, con una partecipazione diretta delle famiglie più importanti del Ducato. In questo modo, si formò una classe dirigente ricca ed ampia, in grado di limitare fortemente il potere del doge fin da subito. Questa vivacità delle famiglie veneziane è uno dei motivi per cui la città iniziò gradualmente a sviluppare una propria coscienza nazionale nei primi secoli di vita. Già alla fine del IX secolo, in ogni caso, i dogi iniziarono ad essere eletti dalle famiglie veneziane. Per motivi di sicurezza, tra la fine del IX secolo e il X secolo, la città di Venezia iniziò a prendere forma presso le isole realtine, comprendenti l'attuale Rialto, Civitas e Rivo Alti. Qui già dall'anno 828 due mercanti avevano avventurosamente condotto le reliquie di San Marco, trafugate ad Alessandria, e pochi anni dopo sarebbero iniziate le costruzioni della Basilica di San Marco. Soltanto col tempo, la comunità riconosciuta come Ducato di Venezia identificherà la città con il nome di Venezia.
Serenissimo era un appellativo che si attribuiva ai dogi di Venezia. Il termine è poi passato alla città. Serenissimo era anche il titolo dei reggenti di Bisanzio, da cui Venezia è dipesa formalmente fino al 1453, data in cui Bisanzio è definitivamente caduta. Nonostante questo, il titolo è rimasto. Infine, c'è chi attribuisce questo titolo alla solidità della Repubblica, che grazie alla prosperità, all'oligarchia liberale e solida che la governava, rimase forte e serena fino al 1700. La prima chiesa dedicata a San Marco fu costruita nell'820 per accogliere il corpo del santo che, secondo la tradizione, due mercanti veneziani, Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, avevano trafugato da Alessandria d'Egitto. Terminata la sua costruzione sotto il dogado di Giovanni Participazio, nell'832 la basilica fu consacrata con la proclamazione di San Marco come patrono e protettore della città, al posto del precedente San Teodoro, Todaro per i veneziani, particolarmente onorato in Oriente. Questa prima struttura, distrutta da un incendio nel 976, durante l'insurrezione contro il doge Pietro Candiano IV, venne ricostruita in pochi anni e riconsacrata dal doge Pietro Orseolo il Santo. A partire dal 1063, sotto il dogado di Domenico Contarin, fu nuovamente demolita per lasciare il posto alla terza basilica, quella attuale, edificata prendendo a modelli due edifici di Costantinopoli, la chiesa dei dodici apostoli e Santa Sofia. Da quella data, l'impianto originale in mattoni a vista e cupole basse fu ininterrottamente impreziosito con elementi architettonici, scultorei e ornamentali che rispecchiavano il gusto e lo stile delle varie epoche. Nella sua pianta a croce greca si riconosce la matrice stilistica orientale bizantina, in cui ognuno dei quattro bracci uguali è concluso da una cupola, più una al centro che eccede il tetto per 12 metri. L'esterno, diviso in tre differenti registri, piano inferiore, terrazza e cupole, si presenta più sviluppato in larghezza, probabilmente per distribuire i pesi, appoggiati su un terreno sabbioso in modo equilibrato. Presenta due ordini, uno al piano terreno scandito da cinque grandi portali strombati che conducono all'atrio interno. Il secondo ordine forma una terrazza percorribile con quattro arcate cieche, più una centrale, in cui si apre una loggia che ospita la quadriga. La navata maggiore si prolunga nel presbiterio sopraelevato sulla cripta e separato dall'aula e quindi dai fedeli, da una iconostasi decorata con le statue dei dodici apostoli. Capolavoro della scultura gotica di Iacobello e Pierpaolo delle Masegne. Al piano superiore si osservano i matronei, ballatoi da cui le donne assistevano al rito. Sull'altare maggiore si trova l'inestimabile pala d'oro, decorata da più di 80 smalti e centinaia di pietre preziose, un tempo esibita solo in occasione delle maggiori festività religiose. Il blocco massiccio è trecentesco, alcuni smalti risalgono però al X-XI secolo. L'opera fa parte del tesoro di San Marco, esposto in un ambiente ricavato in una torre medievale dell'antico castello ducale. Custodisce una rara collezione di icone, calici, ornamenti e reliquiari. Tra gli arredi della basilica, il ciborio è il più visibile e inosservato.
sostenuto da quattro colonne completamente rivestite di sculture e adorno di meravigliose lastre di marmo verde di Tessaglia. I mosaici della facciata rivestono le lunette diventando parte integrante della sua architettura e restituendo un effetto di leggerezza ed eleganza all'impianto massiccio della fabbrica. Tra i mosaici originali che ornavano l'esterno della chiesa di San Marco, solo quello sovrastante il portale settentrionale di Sant'Alipio è del XIII secolo e raffigura la chiesa stessa come era prima delle sovrapposizioni gotiche. I rivestimenti musivi delle altre lunette sono di fattura successiva, sostituiti ai perduti originali tra il XVII e il XIX secolo, compreso quello del giudizio universale del lunettone centrale. Al piano inferiore della facciata sono rappresentate le storie del trasporto del corpo del santo, la traslazione, in quella superiore le feste della chiesa. I mosaici all'interno sviluppano il tema della gloria della chiesa, che secondo un antico schema bizantino serviva ad accompagnare e completare le cerimonie liturgiche. I colori dominanti sono quelli caldi, in particolare l'oro, che paiono smaterializzare le pareti, proiettando lo sguardo del visitatore nella luce straniante e totalizzante dei luoghi descritti dalle sacre scritture. A fianco delle navate sono rappresentate le storie di San Marco e dei maggiori santi locali, veri e proprie biografie per immagini. Questo incredibile rivestimento musivo di ben 4.000 metri quadrati fu iniziato alla fine del XII secolo e terminato dopo 100 anni. Fu eseguito da maestranze organizzate in botteghe con tecniche apprese da artigiani bizantini. I soggetti dei mosaici sono tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento ed è possibile seguire la narrazione come se si trattasse di un'enorme Bibbia spalancata per poter essere compresa dai fedeli. Dove stai andando? Butta via la cartina. Perché vuoi sapere a tutti i costi dove ti trovi in questo momento? D'accordo, in tutte le città, nei centri commerciali, alle fermate degli autobus o della metropolitana, sei abituata a farti prendere per mano dalla segnaletica. C'è quasi sempre un cartello, con un punto colorato, una freccia sulla mappa che ti informa chiassosamente: voi siete qui. Anche a Venezia. Basta che alzi gli occhi e vedrai molti cartelli gialli, con le frecce che ti dicono devi andare per di là. Non confonderti. Alla ferrovia, per San Marco, all'Accademia. Lasciali perdere, snobbali pure. Thank you.
perché vuoi combattere contro il labirinto? Assecondalo, per una volta, e non preoccuparti. Lascia che sia la strada a decidere da solo il tuo percorso e non il percorso a farti scegliere le strade. Impara a vagare, a vagabondare. Disorientati. Bighelluna.